insieme a voi questo nuovo video. Come vedete dal video, oggi vi farò vedere alcuni miei acquisti che ho fatto in questi giorni di saldi e volevo condividerlo con voi. E niente ragazzi, vamos con il video. Ragazzi, allora iniziamo. Con cosa iniziamo? Iniziamo con le cose, diciamo, meno costose. Iniziamo con Texenis. Vediamo un po' cosa ho preso a Texenis. Allora, a Texenis, ragazze, ho preso, allora questo qua lo pubblico, un bel pantalone. Questo pantalone qua, questo pantalone nero, è tutto nero, semplice, così, molto semplice. E questo l'ho pagato 10 euro, erano 9 euro e qualcosa, quindi 10 euro, soltanto 10 euro. E continuiamo con i nostri pacchettini. Questo qua è Mizzeri, questo qua l'ho acquistato a Milano, ad Arese, questo negozio qua che si chiama Mizzeri. E quello che ho preso in questo negozietto è stato, scusate ragazzi un attimo che l'ho messo un po' al contrario questo vestitino, ho preso questo vestitino qui che mi è piaciuto da impazzire, guardate un po', è tutto bianco, semplice ovviamente, semplicissimo, però mi è piaciuto davvero tanto, sta benissimo, mi sta proprio bene, le maniche sono fatte così, tutto a pitto. Però un bel vestito per quest'estate, cioè per ora che siamo stati, è bellissimo, per una serata, per un aperitivo così, cioè mi è piaciuto davvero tanto questo vestitino. E questo qua l'ho pagato soltanto 20 euro, sì 20 euro, 23,80 euro. E un'altra cosetta che ho preso in questo negozio Mizzeri, sembra Mizzeri, ho preso dei semplicissimi leggings, questi fatti così, questi leggings così, proprio semplici, 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 fatti così ragazze, così guardate anche voi, cioè semplici, sono proprio semplicissimi questi leggings qua, con una maglietta lunga fino a che vi copra il sedere, sta benissimo. E questa qua l'ho pagata 13 euro. Quindi continuiamo con Rinascimento. Questo è un negozio che mi piace da morire, tantissimo mi piace, perché hanno delle belle cosette e poi hanno delle taglie piccole, come per esempio per me. Ok, allora, da Rinascimento ho preso questi bellissimi, bellissimi pantaloni, eleganti, semplicissimi ma elegantissimi questi pantaloni, cioè guardate il colore, è il colore un turchesa, e anche se è un verde turchesa questo colore, che se si vede più chiaro nel video, però è un turchesa, un verde diciamo, un verdolino, bellissimo, guardate, è semplicissimo comunque, guardate che bello, poi qua è fatto così. A me è piaciuto tantissimo questo pantalone, è molto elegante, lo possiamo mettere o con una magliettina rosa o bianca, bianco o rosa, non nera. E questo qua l'ho pagato al Rinascimento 20 euro e qualcosa comunque, quella cifra lì, ok? E continuiamo con Rinascimento. La seconda cosa che ho preso al Rinascimento, poche cose soltanto, però carino, ho preso questi bellissimi pantaloni blu, eleganti, semplici, dietro sono fatti così, due taschine, no, sono finte taschine, con questi laccetti qua, fatti così, questi laccettini così, la chiusura è così, belli, morbidi, semplicissimi e niente, questi qua li adoro, questi pantaloni qua. Poi l'ultima cosa che ho preso dal Rinascimento è stato questo bellissimo, bellissimo vestito rosa, fatto così, rosa un po', semplicissimo, cioè a me piace la rosa semplice,
ma è elegante, guardate un po', c'ha nel mezzo questo elastichino fatto così, cioè è proprio bello, poi aperto qua, di sotto aperto così, cioè è bellissimo questo vestito. E ora vi farò vedere da Primark. Cosa ho acquistato da Primark, ragazze? Bene, ora vi faccio vedere cosa ho preso da Primark. La prima cosa che ho preso da Primark è stata questa semplicissima malettina fatta così, che sto davanti, questo è il dietro, mi è piaciuta tanto, e questa l'ho pagata 5 euro. 5 euro ho pagata questa malettina. Questa malettina, camicetta, da Primark. Ok, poi un'altra cosa che ho preso da Primark è stata questa bellissima pigiama, che l'ho vista, l'ho presa subito, molto bella. Allora, della Disney, guardate che bella questa pigiama, bellissima, i personaggi. Topolino, Paperino, Paperina, bellissima. E questo è il suo pantalone, guardate che bello questo pantalone, fatti tutti così, i personaggi della Disney, Topolino, Paperina, bellissima, mi è piaciuta tanto questa pigiama qua. Okay. Poi, e continuiamo con le pigiame, un'altra pigiama che ho preso da Primark è stata questa bellissima pigiama qua, semplice, anche questa semplice, ma mi è piaciuto molto il suo pantaloncino, fatto con questi orsacchiotti qua, non so se è un animaletto, però non ricordo come si chiama questo animaletto qua, e guardate che bella, semplice, anche questa, non so se l'ho pagata 5 euro o 3 euro, non so se era scontata ancora. Comunque questa l'altra pigiamina. Poi un'altra cosa che ho preso da Primark, un'altra cosetta, sono stati questi bellissimi pantaloncini, questi così, fatti così, molto semplici, a fiori, belli, molto belli, e questa l'ho pagata 3,50 euro. Ecco qua, 3,50 euro, ragazzi, questi shorts. Ok, e continuiamo con il nostro visto Primark. Allora, ho preso questi mega dischetti per pulire il viso, 2 euro, pagati 2 euro tutti questi dischetti per pulire il viso. Ok, poi ho preso queste due spazzoline qua per la polvere delle unghie, sai quando faccio la ricostruzione, le prese per queste cose sono dure, vediamo un po', tanto cioè si ammorbidiscono comunque quel tempo. Quindi queste due e le ho pagate 1,50 euro. Ok, poi ho preso da Primark, sempre da Primark, questi dischetti qua, per pulire il viso, purificante sono, ok, sì, questi dischetti per pulire il viso, sono già pronti per pulire il viso, li volevo provare per vedere come sono questi dischetti pronti per la pulizia del viso, e quindi questi li ho pagati 2 euro. Poi un'altra cosa che ho preso da prima sono stati questi adesivi qua per il trucco, guardate qua, vi indica cosa per fare il make up, per fare il contouring, potete usare questo adesivo qua. Poi ho comprato, queste qua le ho pagate 1 euro, questo qua adesivo 1,50 euro, ho preso questi tronchesini qua, pagati 2 euro, mi sembra, sì, 2 euro, che mi servivano,
poi ho comprato questi forbicini per togliere la pellicina delle cuticole, per tagliare le cuticole, e questo è pagato 1,50 euro, queste forbicine qui. Poi, come ultima cosa presa da Primark, ho preso questi panni per la cucina. Ci sono 1, 2, 3, 4 panni, così, fatti così, semplici, e questi ho pagato 5 euro, come vedete qua, anche 5 euro che mi servivano, quindi li ho comprati. Queste erano tutte le cose che ho preso da Primark, e continuiamo con i nostri acquisti. Questo pacchettino che vi farò vedere era da tantissimo tempo che le volevo prendere, però costavano tantissimo, e quindi ho avuto la fortuna di poterle acquistare a un prezzo un po' più decente, diciamo. Allora, e sono della Liu Jo, delle scarpe della Liu Jo, ok? E sono queste bellissime scarpe da ginnastica, ragazzi. Queste erano le scarpe che volevo, che non vedevo l'ora di prendere, ragazze. Queste scarpe qua mi sono piaciute tantissimo quando ho visto la pubblicità e non sapevo come prenderle perché avevano un costo elevatissimo di 169 euro, e io li ho comprati a 80 euro con un ulteriore sconto del 10%. Guardate che belli queste scarpe della Liu Jo, cioè, sono bellissime, indossati sono proprio bellissimi. Proprio belli queste scarpe, e quindi sono contenta di questo mio acquisto. Poi comunque vi farò vedere tutte, vi metterò le foto con indosso tutte queste cose qua che vi ho fatto vedere. Ok ragazze, l'ultimo mio pacchettino che vi farò vedere oggi è questa borsa qua della Obag, e ora ve la apro così vedete anche voi qual è il modello che ho preso. Allora, scusatemi, cade qua tutto. Ragazzi, wow, che bella! La prima volta che prendo questa tipo di borsa. Guardate che meraviglia questa borsa, ragazzi! Che bella! Io me ne sono innamorata appena l'ho vista, bellissima. Cioè, proprio bella questa borsa qua, con i manici, avevano questi manici, l'offerta era con queste maniche qua, già incorporata alla borsa, e allora al suo interno è fatto così, faccio vedere il suo interno, questo è l'interno, abbiamo una taschetta qua dentro, guardate un po', bellissima. Sapete che queste borse qua le potete fare come volete voi, e io l'ho presa così perché è scontata, con lo sconto era già proprio, veniva tutto, anche il sacchettino qua dentro incorporata, tutto, e questa qua l'ho pagata 59 euro ragazze, e niente, io sono contenta di questi piccoli acquisti che ho fatto in questo periodo dei saldi, e niente ragazze, io invito ancora tutti quelli nuovi o quelli che passano per il mio canale di iscriverti se non l'hai fatto ancora, e attivare la campanellina così che ogni volta che io carico un video vi arriva la notifica. E niente ragazze, io vi saluto, vi abbraccio, vi mando un bacio pieno d'amore a tutti voi, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze.